Noi prendiamo atto, diciamo, di questo programma, questo progetto che ha comunque il primo lato positivo, che finalmente si riesce a mettere mano a quest'area importante. Ci sarà una demolizione entro l'anno, perciò cominceremo a vedere qualche cosa, e chiaramente entro il 2026 c'è una data di inizio e anche una data di fine, che come abbiamo sentito tutti è il 2026, perciò è chiaro in questi 4-5 anni io credo che quello che noi possiamo fare come noi cittadini è vigilare affinché le cose vengano fatte nei tempi giusti, e anche meglio se si fa un pochino prima, in modo da avere l'ospice, avere l'ospedale di comunità funzionanti il prima possibile. Ecco, come collocazione, come sistemazione, secondo lei è giusta, è corretta, è funzionale? No, dunque anche noi siamo da tanto, abbiamo sempre detto che bisognava costruire nell'area del Pionta a ridosso l'ospedale, perciò su cui ci trova completamente d'accordo. I temi che aveva portato nelle settimane passate, è riuscito insomma a venirne a capo? No, dunque chiaramente non è che le risposte le possono dare a me, però noi ribadiamo con forza che la direzione del Dipartimento Oncologico deve rimanere e spetta ad Arezzo, sia per il numero di abitanti, siamo circa 100.000 in più, e sia per il volume di attività oncologica, che è da 1 a 3, cioè noi facciamo 3 volte tanto il volume di altre città, e sia per il grosso investimento passato e presente e anche futuro che i cittadini hanno fatto, perciò la vivremmo come, cioè, diciamo che non la digeriremmo assolutamente.